300.000 euro per l'assistenza legale. Quindi un unico articolo di legge. L'opportunità non di finanziare i capi popolo che debbono diventare noti sulle disgrazie della gente, ma l'opportunità di dare una mano ai nostri risparmiatori che non hanno modo di difendersi, che non hanno modo di avere una consulenza per capire cosa è successo, e che non hanno modo di avere una consulenza per capire se il loro subordinato è stato comprato in maniera equa, trasparente oppure no, per fare in modo magari che il novantenne che ti dice io mi sono ritrovato azionista ma non sapevo neanche di aver comprato delle azioni, mi ha fatto una conversione di un prestito obbligazionario, per capire fino in fondo che la tutela di questi risparmiatori passa attraverso comunque delle spese legali, valutare le singole posizioni, magari assieme alle associazioni delle rappresentanze, alle associazioni di consumatori, quello che sarà, e cercare di fare in maniera puntuale con una commissione di tecnici eccetera, autorizzare o meno le azioni da sostenere, da finanziare con questa assistenza legale che possiamo dare. La Giunta ha deliberato il 23 dicembre e il progetto di legge, quindi è già agli atti. Io penso che questo Consiglio non ha riserve nel portarlo avanti, insomma nel sostenerlo.